A Chianciano Terme, al convegno sugli stati generali del turismo per la programmazione turistica per il futuro, non poteva mancare l'assessore regionale della regione Toscana, Leonardo Marras. Buongiorno assessore, benvenuto tra noi. Dove Buongiorno, buongiorno a voi. va questo turismo? In questi giorni abbiamo ascoltato tutto il settore produttivo, dalle professioni turistiche ai rappresentanti delle strutture turistiche ricettive, nei vari settori e segmenti di mercato in cui si articola il mercato turistico italiano, che dimostra un grande fermento dopo la fase difficile che perdura per alcuni aspetti dopo la pandemia, l'incertezza dovuta all'aumento dei costi, sia gli effetti inflattivi, sia l'energia, l'equilibrio internazionale che ancora non sono stabili e dunque un mondo che è ancora ridotto in un contesto nel quale le imprese turistiche italiane sicuramente sono più indebolite, sono sicuramente indebitate, eppure gli ultimi mesi. Il 2021 già aveva dato dei segnali molto importanti, il 2022 li ha confermati, mostrano come l'Italia sia nell'attenzione dei turisti a livello globale e la Toscana esercita il suo ruolo da primato in alcuni di questi segmenti indubbiamente. Quindi la traiettoria è molto semplice, anche se difficile da attuare, ossia puntare sempre al miglioramento della qualità, alla riqualificazione delle strutture, l'aumento e qualitativo dei servizi, in modo particolare dunque al lavoro sulle competenze e la capacità di questa offerta di legarsi tra sé perché appunto abbia la possibilità di incrociare sempre di più gli interessi che si muovono nel mondo. Focalizziamo l'obiettivo sulla regione toscana. Quali sono le strategie future per la valorizzazione di un prodotto che è d'eccellenza? Noi dovremo insistere sempre di più nell'organizzare appunto l'offerta, la capacità cioè delle imprese di legarsi a sé, di promuovere i loro servizi commerciali in un contesto sempre più legato tra sé e con il territorio. I 28 ambiti in cui abbiamo organizzato la governance pubblica devono sempre di più orientarsi verso il mercato. Sono tutti impegnati e da gennaio partiranno per 18 mesi progetti in ogni ambito perché appunto questo fenomeno non si acceleri. Non concorda che ci sia una sinergia, soprattutto anche un coordinamento, perché stanno nascendo troppe associazioni territoriali? Ma questo ha un effetto relativo in termini di efficacia. Io credo che serva sempre avere una buona capacità di ascolto dei territori ed una sintesi confederale, di livello regionale. Questo è quello che credo ormai si sia messo in campo, non penso che ci sia più il rischio di una frammentazione. La consapevolezza che il sistema deve crescere sempre di più è data anche dalla richiesta che viene dal basso di creare prodotti turistici omogenei di livello regionale. Quindi io non penso che siamo sottoposti a questo rischio, certo è stato uno dei limiti più grandi del nostro turismo, ma ciò che abbiamo vissuto ha dato la consapevolezza a tutti che si esce dalle difficoltà insieme. E quindi alzare lo sguardo, trovare momenti di collaborazione con il vicino è ormai una mentalità che si è acquisita. Quindi possiamo dire che la Toscana dei mille, dei cento, che migliaia di campanile è nettamente superata? Ma è superata di certo no, nel senso che è chiaro che noi le nostre specificità, le differenze le esaltiamo sempre. E beh, anche però il bello della Toscana, noi siamo conosciuti nel mondo e siamo davvero diversi con le altre regioni proprio per l'articolazione straordinaria che i turismi hanno in Toscana. Quindi noi abbiamo la necessità di far conoscere sempre di più anche i luoghi meno conosciuti e sono fra l'altro anche le esperienze maggiormente richieste in questo momento. Quindi sicuramente superata, no, è anche però una delle qualità della nostra proposta, dobbiamo miscelare bene la capacità di proposta unitaria con la specificità territoriale. Andrea Marchetti, sindaco di Chianciano Terme. Nell'arco di un mese Chianciano Terme è protagonista assoluta a livello nazionale di tre grandi eventi.
Ma sì, abbiamo avuto a fine settembre il trofeo CONI, il premio SCHU della settimana scorsa e gli stati generali del turismo questo fine settimana, quindi direi che nell'arco di un mese abbiamo imperversato su tutta la stampa nazionale e anche internazionale, perché no, ora mi allargo un pochino, no, comunque con tre eventi che davvero hanno dato il senso di quelle che sono le potenzialità di questa città. Focalizziamo l'obiettivo sull'ultimo evento. La conferenza programmatica degli stati generali del turismo. Dove va il turismo e soprattutto il turismo termale? Credo che questi due giorni siano stati davvero densi di spunti interessanti. Abbiamo avuto delle sessioni di lavoro con dei grandi nomi e chi oggi dovrà scrivere quello che in questi giorni ho sentito definire come il piano industriale del turismo avrà sicuramente tutti gli elementi necessari, qualche aggiustamento, ma per poterlo scrivere tranquillamente. Chiaramente noi essendo una città turistica, anch'io ho ascoltato tutte le reazioni che ci sono state in questi due giorni, perché anche per me ci sono stati degli spunti interessanti, no? Perché noi in questi anni di amministrazione comunque abbiamo spesso puntato l'attenzione sulla destagionalizzazione, ho sentito ripetere più volte in questi giorni, sul turismo per le famiglie, sul turismo sportivo, si parlava prima del trofeo CONI, turismo culturale, stiamo tentando di rilanciare anche quello, quindi credo che tutti i temi alla nostra intenzione, che forse in questi anni non siamo riusciti a mettere a sistema, a rendere visibili, a mettere sotto forma di prodotto e quindi a vendere e comunicare con la nostra città, però questi due giorni ci danno l'idea che non siamo sulla strada sbagliata e che quindi su questa dobbiamo proseguire. Poi chiaramente c'è la grande novità della nuova gestione della nostra stazione termale, l'ingegner Caputi, il gruppo Fedos, sono una garanzia sicuramente di rilancio, siamo inseriti in questo gruppo Terme Italia che insomma credo abbia dei progetti interessantissimi non solo sulla parte wellness e benessere ma anche sul turismo sanitario, quindi credo che il futuro di questa città non può che essere rosa. Un turismo quindi che prevede viaggiatori fidelizzati grazie a questa nuova strategia a livello comunicativo e soprattutto di questo nuovo mondo imprenditoriale che sta portando avanti le varie terme che sono capeggiate dall'ingegner Massimo Caputi? Ma sì, credo che siccome di piani industriali la nostra società di gestione termale negli ultimi anni ne ha fatti tanti, purtroppo nessuno realizzato e realizzabile vista la necessità comunque di fondi, di finanziamenti che l'azionista principale fino a ieri Banca Montepaschi non aveva, viste anche le vicissitudini che la banca sta vivendo, poi non essendo proprio il suo core business, no? Credo che invece quel piano industriale prossimo che verrà scoperto appena è detto alla città, nel momento in cui chiaramente si potrà chiudere il passato con l'accettazione del concordato presso il Tribunale di Siena, credo che quel prossimo piano industriale sarà assolutamente realizzabile, sarà assolutamente un volano importante per la nostra economia. E quindi noi crediamo che insomma questo porterà dietro tante cose e ci consentirà di riportare Chianciano e le terme di Chianciano e le terme in particolare all'attenzione nazionale e internazionale come destinazione turistica, no? Perché poi alla fine fino ad oggi le terme erano viste come un qualcosa dove si andava a curare, quindi non un luogo di svago, di benessere, dove si poteva fare vacanze, quindi l'attenzione invece dovrà essere spostata su questo secondo elemento. Possiamo dare i numeri di questi due giorni? Tanti rappresentanti delle istituzioni, tanti operatori turistici, tanti rappresentanti del mondo dell'associazionismo. Ma sì, nomi di grande rilievo, come dicevo prima, sessioni di grande interesse. Devo dire che noi abbiamo cercato e accettato la sfida che il Ministero ci ha dato come città, ma con un po' di orgoglio devo anche dire alla fine di questi due giorni che questa sfida l'abbiamo vinta. E ci aggiunga un po' di presunzione in questo momento, perché sento parlare della possibilità di fare questo incontro che diventi annuale, perché credo che sia importante, e quindi mi voglio candidare tutti gli anni ad ospitarlo, quindi Chianciano che diventi la città che ospita questo momento di confronto sul turismo a livello nazionale. Ho un po' esagerato, però devo dire che alla fine di queste due giornate sono talmente contento che mi voglio sbilanciare e andare oltre. E a noi non resta che fare al sindaco Andrea Marchetti i nostri più sinceri auguri, visto che la città di Chianciano Terme merita di tornare ai fasti di un tempo. Grazie, grazie. Devo dire che la città in questi due giorni ha risposto alla grande, quindi anche la pulizia che c'era in città, l'ordine, quello che questi due parchi hanno dimostrato, la nostra società Terme ha dimostrato di saper organizzare anche eventi di grandissimo livello. A Chianciano Terme, Alessandra De Paola,
responsabile dell'organizzazione della manifestazione, gli stati generali a Chianciano Terme del Turismo. È un impegno difficile, però credo che questa manifestazione sia risultata un importante successo, anche perché avete qui avuto la presenza di tanti operatori, di tanti rappresentanti delle associazioni. Possiamo dire che si recupera le istanze del mondo del turismo per poi presentarla al governo? Sì, questo è il senso. Noi siamo ospiti da questo punto di vista, cioè abbiamo creato le condizioni perché questo avvenisse, ma devo dire che effettivamente i contenuti che il Ministero ha voluto creare attraverso questi panel generano un vero compendio di tutte quelle che sono le esigenze del mondo del turismo, e Chianciano non può che essere felice di essere il palcoscenico di questo, di questa prima volta in cui grandi stakeholder nazionali tutti si sono incontrati e hanno dialogato sulle loro esigenze. È diventato quasi un momento di business to business, perché veramente vedersi tutti insieme significa anche poter fare sintesi rispetto a quelle che sono le idee, i progetti, le istanze, le necessità. Veramente una due giorni importante. Alessandra, tu sei anche responsabile della comunicazione istituzionale di Terme Italia. Sì. Dove va il mondo del termalismo in Italia oggi? Va in almeno una strada segnata, che è quella della crescita, della necessità di star bene da parte di tutte le persone. Il Covid paradossalmente ci ha lasciato un'eredità, che è quella che ognuno di noi sa di doversi e volersi prendere un momento in più per sé, non solo, ma anche sa di volersi ritagliare un momento per la propria salute e il proprio benessere. E le terme sinceramente sono il luogo giusto per farlo, perché le acque comunque hanno tantissime qualità e soprattutto ti mettono una predisposizione d'animo, anche di godimento del territorio, dell'enogastronomia di dove sei, attraverso i trattamenti, ma non solo, anche attraverso la bellezza di quello che ti circonda, ti mettono in una condizione di star bene. Quindi la direzione è questa. Il presidente Massimo Caputi ha parlato anche di un nuovo progetto, il progetto del benessere. Sì, Italcare è un progetto di Federterm, però quello non soltanto della nostra azienda, ma di tutte le aziende termali italiane, di Federturismo, di Federterme. È un progetto che di fatto mette insieme tutta l'offerta, la coordina meglio dal punto di vista del turismo medicale, sanitario e termale ovviamente, in modo da essere competitivi sul mercato europeo, specialmente nel nord Europa, di tutta quella fetta di Silver Age, cioè diciamo la nuova terza età, che non ha la minima voglia di sentirsi terza età, ma vuole stare 2-3 mesi in luoghi belli da vedere, utili dove stare e positivi per la propria salute. Quindi Italcare è un posizionarsi sul mercato che altrimenti l'Italia sta perdendo giorno dopo giorno. Alla conferenza programmatica nazionale sugli stati generali del turismo non poteva non mancare il presidente nazionale dell'AIS, Associazione Italiana Sommelier, Sandro Camilli. Buongiorno e benvenuto tra noi. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno Claudio. Parliamo dell'AIS, forse senza alcun dubbio la più grande associazione a livello nazionale nel mondo del vino. Questo lo dicono gli altri, noi siamo assolutamente orgogliosi, onorati che sia riconosciuta come l'associazione leader in Italia e nel mondo per quello che riguarda la diffusione della cultura del vino e del cibo. Lo facciamo da quasi 60 anni, siamo nati nel 1965 e il nostro core business, tra virgolette, nonostante siamo un'associazione, è quello di formare le figure professionali qualificate. Lo facciamo con la nostra formazione, con la nostra didattica, riconosciuta questo sì a livello mondiale come veramente una delle più alte e specializzate, e quindi siamo veramente contenti. Veniamo da un periodo veramente brutto, perché il Covid, come tutti insomma, ha segnato un periodo veramente nefasto da questo punto di vista, però come ho sentito questa mattina tantissimi interventi e anche ieri agli stati generali che stiamo recuperando a livello di turismo, anche noi come Associazione Italiana Sommelier stiamo recuperando quello che avevamo perso in un anno e mezzo di Covid. Al momento siamo 41.000 soci e siamo assolutamente contenti di questo numero e speriamo di aumentarne ancora di più per i prossimi anni.
Un'associazione, la vostra, ben radicata sul territorio. Parliamo un po' di numeri. Quante delegazioni siete e quanti soci? Grazie della domanda, perché mi permette di dire effettivamente, no, qual è, diciamo, l'impostazione della nostra associazione. Noi abbiamo 146 delegazioni sparse in tutte le regioni d'Italia. Le regioni sono autonome da un punto di vista fiscale, quindi economico-finanziario, però fanno capo all'associazione nazionale, all'AIS nazionale, per quello riguarda, diciamo, l'indirizzo politico che noi vogliamo dare all'associazione stessa. E ovviamente, essendo così radicati sul territorio, diciamo, siamo un po', noi diciamo sempre un po' come i carabinieri che hanno le stazioni, no? Che hanno le caserme, e diciamo, sicuramente riusciamo, come dire, a controllare, no? E a essere presenti su tutto il territorio, perché di fatto al di là, no? della nostra mission, noi dobbiamo per forza di cose quasi obbligatoriamente siamo obbligati ad elevare sempre di più la cultura del vino e del cibo in Italia e nel mondo. Purtroppo, come ben sai, Claudio, il vino, no? Purtroppo è sottoposto a una campagna mediatica un po' terroristica, no? Per il discorso dell'alcol, ma tu sai benissimo, insomma, che dentro una bottiglia di vino c'è anche l'alcol, insomma, no? Ma ci sono tantissime altre cose, come la storia, la cultura, la tradizione veramente millenaria, insomma, no? E quindi noi quello che vogliamo sicuramente promuovere è la cultura e non il consumo del vino. Questa è una cosa fondamentale. E poi in ogni bottiglia c'è anche tanta passione di tanti vignaioli, chiamiamoli come vuoi, o tanti appassionati imprenditori che stanno realizzando delle splendide cantine, che poi stanno muovendo un turismo, tanti wine lover, che dà un indotto notevole dal punto di vista economico. Grazie ancora di questa domanda, perché mi fai venire in mente un'altra cosa, Claudio, che è effettivamente dietro una bottiglia di vino noi pensiamo sempre al vino, non lo comunichiamo. Poi in realtà, se uno non si mette mai dalla parte del produttore, no? E spessissimo dentro lì c'è la speranza, c'è la delusione, perché magari arriva una grandinata all'ultimo momento, poco prima di raccogliere. Sono tantissime cose, veramente c'è un'emozione, la passione e l'amore che una persona quasi per tutta la vita ha dedicato alla terra, no? E alla viticoltura, diciamo, in generale. E tutti questi, adesso c'è un grandissimo fermento, c'è un grandissimo ritorno dei giovani in agricoltura e anche in vigna, e quindi tutti questi giovani imprenditori che hanno studiato con competenze e professionalità anche all'estero sicuramente sono in grado, tra virgolette, di rivoltare un po' tutto il discorso del business e dell'imprenditoria, no? Quello, perché prima fare vino era, diciamo, quasi, come dire, una garanzia sulla sostenibilità, però insomma sulla povertà quasi, insomma, in agricoltura prima. Adesso invece fare impresa in agricoltura con tutti questi giovani, con tutti i mezzi che sono cambiati, insomma, sicuramente è possibile, e questo crea un indotto incredibile per tutto l'enoturismo. Noi in Italia abbiamo dei paesaggi incredibili, abbiamo una biodiversità fantastica, noi dovremmo veramente mettere a sistema questa cosa, imparare dai nostri cugini francesi, tagliare un po' di campanili, metterci tutti insieme e veramente creare un volano incredibile, un circolo virtuoso, perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Il nostro problema è quello di fare un po' sistema, quello riguarda la comunicazione e la promozione di questo straordinario prodotto. Presidente, un'ultima domanda. Il mondo giovanile, tu hai parlato, io ho visto che girando per l'Italia il mondo giovanile è sempre più competente nel mondo del vino, soprattutto conosce produttori, conosce delle eccellenze. Questo sì. Allora, noi facciamo, grazie anche di questo input che mi dai, Claudio, perché facevamo un riferimento poche sere fa a una conferenza e dicevamo che le persone che vengono ai nostri corsi adesso non sono più le persone che lo frequentavano 30 anni fa, 40 anni fa i nostri corsi. Sono completamente cambiati, sono persone assolutamente molto formate, molto preparate, che girano
che vanno in giro, conoscono i produttori, raccontano storie, sono molto preparati e quindi è un mondo completamente diverso per quello che riguarda la cultura del vino. Ma lo vediamo anche nei ristoranti. Prima il vino non era così protagonista come adesso sulla tavola in alcune strutture, tranne ovviamente quelli che facevano della loro mission la cultura del servizio e dell'accoglienza. In altre, Claudio, c'era grande difficoltà a trovare il vino come protagonista sulla tavola. Invece oggigiorno, proprio a fronte di questa grande richiesta, perché gente formata, anche gli imprenditori si sono dovuti attrezzare, si sono dovuti formare e quindi elevare ancora di più proprio il servizio e la cultura di questo prodotto, perché il mercato richiede ovviamente sempre una preparazione diversa. Quindi concludiamo, facciamo un cin cin virtuale, diciamo solamente cin cin e non abbiamo qui un'eccellenza, però viva il vino! Viva il vino e viva la cultura del vino!